Molte persone potrebbero vedere l'invito di King Charles a Meghan e Harry come una strana decisione. Secondo un emittente, Re Carlo potrebbe optare per un gioco di potere invitando il principe Harry e Meghan Markle all'incoronazione solo per loro di rifiutare, secondo un emittente. Dominique Samuels ha affermato che sebbene molti possano trovare strano che i Sussex siano stati invitati, il re potrebbe usare l'invito per cambiare la narrativa. Penso che molte persone la vedano come una decisione piuttosto particolare. Molte persone sentono che non ci si può fidare di Harry e Meghan a causa della loro tendenza a utilizzare gli eventi a proprio vantaggio, ha commentato la signora Samuels su Sky News Australia. Ha affermato che Meghan e Harry sarebbero probabilmente fischiati se partecipassero all'incoronazione entro la fine dell'anno, tuttavia se i Sussex decidessero di non partecipare, la narrativa potrebbe cambiare. Ha aggiunto, l'abbiamo visto nel libro di memorie, l'abbiamo visto con le interviste. Così tante persone pensano che questa sia una decisione strana quando le persone sanno che probabilmente saranno fischiate tra la folla durante l'incoronazione e che lo farà, ovviamente, essere una sgradita distrazione per quella che dovrebbe essere un'occasione importante. D'altra parte, si potrebbe dire che questo è una sorta di power play di Re Carlo perché invitandoli, e loro rifiutando l'invito e non partecipando, sembra che abbiano rifiutato il ramoscello d'ulivo che è stato così ovviamente esteso. Piuttosto che il contrario, che è il modo in cui la narrazione di Harry e Meghan tende a essere raccontata.